Professore, per completare, ma la causa dei malumori. Lino, continuiamo a parlare un po' sì, di in breve, scusa. La causa del. Eravamo partiti con la domanda sulla festa dell'uva. Si è leggermente spostato il discorso per l'argomentazione che ha fatto il professore. Giusto per essere completi, se posso chiedere la causa dei malumori per cui si divisero fascisti e comunisti, detto in parole semplici. Sì, era la sede di potere, cioè questa è la risposta. La causa di sempre. Fai rispondere a lui. C'è una convivenza difficile. La causa dei malumori, se la possiamo definire in termini semplici, quale fu? Ma io ho fatto tante considerazioni. Prima, diciamo un poco di carattere personale di alcuni elementi, ma non si può dire qui dell'amministrazione che si vede proprio di persone, perché tra, diciamo, destra, chiamiamo comunisti e fascisti per dire una certa qualifica, non è mai troppo d'accordo. E poi magari penso pure perché ognuno pensava, perché ogni partito della coalizione, tranne la Democrazia Cristiana che era scomparsa, stava all'opposizione, ognuno aspirava, pensava di potesse essere da sola, capito? Anche questo. Quindi la voglia del potere. La voglia del potere, capito? Rosa, sei d'accordo?